Sì, ieri sera in Consiglio Comunale abbiamo appunto discusso la mozione che avevamo presentato relativamente a questo tratto di strada di fronte al Codma e devo dire, grazie anche alla notevole partecipazione di cittadini che si sono comunque interessati di questo argomento, che ieri sera erano comunque numerosi in Consiglio Comunale, c'è stato subito un grande interesse da parte di tutti per mettere in sicurezza tutta l'area e quindi la mozione è stata approvata all'unanimità da parte di tutta l'amministrazione e il dispositivo proprio impegnava la Giunta e l'amministrazione a mettere subito in piedi tutto quello che c'è da fare per vedere il piano di fattibilità di una rotatoria al posto di questa viabilità provvisoria che c'è in questo momento e ad organizzare al più presto comunque anche un incontro con tutta la cittadinanza in modo tale da capire quelle che sono le varie esigenze e di mettere in sicurezza un tratto di strada che attualmente è molto pericoloso. Vi ritenete soddisfatti? Qual è il vostro stato d'animo? Soddisfatti per sicuramente il voto unanime da parte di tutto il Consiglio Comunale, soddisfatti per la partecipazione numerosa dei cittadini, ma adesso diciamo viene comunque il difficile perché bisogna comunque vigilare e fare in modo che veramente venga poi portato avanti l'impegno che è stato preso ieri sera in Consiglio Comunale.